È prevista per dicembre l'apertura delle due nuove stazioni della metro linea 1 del centro direzionale e del tribunale. Questa mattina il comune di Napoli ha effettuato un sopralluogo sui cantieri, guidato dal presidente della società concessionaria metropolitana di Napoli. È un nodo e come tutti i nodi diventa uno strumento per agevolare i passaggi da un'area all'altra, in questo caso la Circunvesuviana, i lavori che poi si completeranno anche di impermeabilizzazione per la Circunvesuviana ed è un hub perché qui ci sono una serie di, di, di strutture pubbliche essenziali e ci sono i parcheggi. Progettata dall'architetta Benedetta Miraglies Tagliabue, la stazione centrodirezionale è quasi ultimata. In autunno cominceranno le prove tecniche che consentiranno poi l'entrata in funzione. L'opera è costata 43 milioni di euro, cofinanziata dal Comune di Napoli e dalla Cassa Depositi e Prestiti, dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La stazione Tribunale, progettata dall'architetto Mario Botta, sarà il nuovo capolinea fino all'apertura completa dell'Anello, che includerà la stazione di Capodichino. Siamo quasi alla fine della chiusura dell'anello, eh, sia Poggioreale sia Capodichino saranno pros, pronte eh, diciamo in un tempo oramai prossimo. E questo ci consentirà di arrivare dall'aeroporto e quindi, magari, lasciare qui le macchine, andare all'aeroporto, andare eh, in zona ospedaliera o arrivare al porto. Diciamo diventerà senz'altro una delle stazioni eh, molto, molto utilizzate. E noi siamo molto soddisfatti di essere riusciti a chiuderla nei tempi che avevamo programmato con il comune negli scorsi anni e in qualche modo adesso aspettiamo ancora i mesi dei collaudi ma verosimilmente entro fine anno sarà aperta al pubblico e questa è una grande soddisfazione.